Una giornata di ricordo, ma anche di lotta, contro tutte le mafie, all'Imbadi e ovunque, nel nome di Matteo Vinci. Un anno dopo, l'autobomba che ha spezzato la sua vita, la sua voglia di vivere, la sua battaglia contro quella famiglia, i Di Grillo Mancuso, che da anni tormentava lui e i suoi genitori. Sarà un giorno di lotta contro la mafia, perché nella memoria collettiva si fissi il concetto che Matteo era un lottatore per la libertà e piuttosto che una vittima lo dobbiamo considerare un caduto per la libertà. Da Salvatore Borsellino, fratello del giudice assassinato dalla mafia, al sindaco di Riace Mimmo Lucano, ma anche i messaggi del presidente del Senato Casellati e quello della Camera Fico, diverse le personalità che giungeranno martedì prossimo all'Imbadi per commemorare il giovane biologo nella giornata scandita in tre passaggi simbolo. Località Macrea, dove avvenne l'attentato dinamitardo, la casa di Matteo, dove verrà piantata una camelia, simbolo di amore e devozione, e il palazzo comunale, per un incontro pubblico con istituzioni, forze dell'ordine, associazioni e cittadini. È necessario sostenere questa signora, intanto questa mamma che ha avuto la forza e il coraggio di denunciare, ma è necessario ricordare questa figura importante di questo ragazzo che voleva restare nella sua terra, è voluto restare nella sua terra ed impegnarsi, diciamo, anche in qualche modo politicamente a trasformare la realtà, e che è stato barbaramente ucciso. Alessio Buonpasso per la Cinus 24.